Marco Iodice è venuto da New York, lui vive... Dove? Straniero. È straniero, no, in realtà è italiano, vive a New York da un po' di tempo, sì, nel frattempo ti usi il, okay, il gelato. Vive a New York da un po' di tempo, ha accettato il mio invito a venire alla BIC, di questo ne sono particolarmente contento, va bene? Adesso montiamo il tuo... Ok, stacco. Stacca, la batteria regge, non ci sono problemi. Ok. Posso? Prego. Chuck. Salve a tutti, sono Marco e come diceva Alessandro vengo da New York, ma in realtà sono italiano, napoletano. E innanzitutto devo dire che sono molto, molto, molto contento di essere qui. In primo luogo perché sono in Italia. E poi perché sono in Italia a parlare di Blender. E finalmente posso parlare di Blender in maniera tecnica. Ho un'azienda che è tutta attorno a Blender, lavora attorno a Blender, e è partita un po' di anni fa, non molto tempo fa, nel 2015, e sembra incredibile come l'associazione per me Blender e Italia fosse così lontana qualche anno fa. Ero a Singapore quando ho iniziato a lavorare, a pensare a questo progetto, e adesso siamo qui in Italia a parlare di Blender e la vedevo come una cosa molto lontana. Invece adesso, con questa community così forte che Alessandro, il suo team e tutti voi avete messo insieme, è veramente una cosa speciale. Fate voi un applauso a voi stessi perché avete creato una cosa molto bella. Lavoro per un'azienda che si chiama CoreWeave. Faccio uno di quei lavori che se provassi a spiegarlo a mia nonna non lo capirebbe. Cos'è CoreWeave? CoreWeave si occupa di rendering e principalmente è nato tutto da un'esigenza ed è quello di cui voglio parlare oggi. Non è sponsorizzare l'azienda, promuoverla, è per raccontare tutto quello che è successo prima. Perché siamo arrivati a fare un'azienda che si occupa di rendering? Cosa ha mosso questa necessità? Qual è l'ambiente che ha stimolato queste idee? CoreWeave è basata a New York ed è... questo volevo dirlo prima, finalmente posso parlare in italiano. è un po' una cosa di cui sono molto contento, oltre al fatto di essere in Italia. CoreWeave si occupa di cloud computing. Quindi noi abbiamo una struttura di computers che danno la possibilità a persone, agli utenti, di processare qualunque tipo di lavoro possa essere processato su GPU, e quindi il rendering è nato proprio, è salito su come la prima cosa. Uno, perché mi ci sono appassionato grazie a Blender, è tutto nato grazie a Blender, ma anche perché la GPU è una macchina così versatile, si può fare praticamente qualunque tipo di processo, dalla ricerca medica all'artificial intelligence e ovviamente il rendering. C'è una cosa che devo, un discorso di brand che devo chiarificare. Tutto è nato come Leonardo Render. Poi abbiamo visto che con le GPU possiamo fare cose diverse, quindi abbiamo tolto la parola render, e ovviamente avere il trademark della parola Leonardo era impossibile. Quindi siamo passati a CoreWeave dopo che l'azienda è stata acquisita da un gruppo americano, e quindi Leonardo e CoreWeave sono la stessa cosa. Era Leonardo, ora è CoreWeave. E poi c'è Cubic. Se CoreWeave è l'azienda, Cubic è il prodotto. Quindi noi ci parlerò di come è nato Cubic in realtà, che è il prodotto di CoreWeave. E un altro punto importante è come trasformare le idee in progetti. Vivendo all'estero, prima a Singapore e poi a New York, ed essendo nato nella provincia di Napoli, quindi c'è questo passaggio che mi fa sempre pensare a quando vivevo a Napoli, e provare a pensare di fare un'azienda di cloud computing in America mentre ero a Napoli era un po' come pensare sì, vabbè, vai sulla Luna, diventi Elon Musk e fai... No, era assolutamente fuori portata. E invece io spero che il mio racconto di come è nato tutto possa anche minimamente dare una spintarella a tutti quelli che volessero trasformare le loro idee in progetti veri, solidi. È possibile, si può fare, siamo connessi,
possiamo essere ovunque in qualunque momento. Io potrei gestire questa azienda da qui, da Napoli, in qualunque città del mondo. E non vi fermate alla geografia, non vi fermate ai limiti economici, non vi fermate ai limiti logistici. Provateci, inventatevi un modo. Noi ce lo siamo inventato ed era spinto da una necessità. Qual era questa necessità? La necessità, l'ambiente più o meno ne ho parlato, bisogna essere in qualche modo in un posto che sia fisico o virtuale in cui c'è uno scambio di idee, uno scambio ma anche banalmente di piccole cose che si dicono in un team. Io ti dico una cosa, tu mi rispondi e all'improvviso viene fuori una nuova idea e questo è ambiente. E l'ambiente può essere il tuo ufficio, può essere la community di Blender Italia, può essere il forum, può essere qualunque ambiente, è molto importante. La necessità è quello che spinge i progetti. Nel mio caso era il rendering è troppo lento, ho bisogno di avere un rendering più veloce. Persone come Marius di Render Street, che qui è come noi non siamo in competizione, noi facciamo cose per risolvere i problemi di persone come voi, come tutti noi, che vogliamo fare velocemente il rendering. Nel nostro caso è una necessità, andare veloce. La passione, non voglio essere retorico su questo, ma serve. Quando c'è un ostacolo, un buco grosso da colmare, tecnico, non si va avanti. E se c'hai passione, lo salti così, vai avanti dritto. Passione è proprio è piacere in quello che si fa. Ti diverti. Se ti diverti non è un ostacolo, è il mostro del secondo livello di videogames e vai avanti. Curiosità, chiave di tutto, bisogna essere curiosi, ma curiosi, malati di curiosità. Andate a cercare tutto, andate a leggere qualunque cosa, dall'idea al progetto. In mezzo c'è curiosità, andare a vedere ogni cosa che faccia parte anche lontanamente, ma in qualche modo è collegato a quello che state facendo. Collaborazione, collaborate. Non esiste il one man team, non esiste. Qualunque cosa tu sia capace di fare, puoi farla da solo, ma c'è sicuramente qualcuno che lo sa fare meglio di te. Lasciate farlo a lui, costo opportunità, tu puoi fare qualcos'altro, mentre lui fa quella cosa lì. E sicuramente il progetto va avanti meglio. Ricercate, la ricerca è stata molto importante per me. Immaginate come faccio a risolvere un problema, come faccio a rendere un render più veloce. Ricerca, chiedi, vai in giro, parla con la gente, come funziona questo, come funziona quello. Devi essere, in inglese si dice annoying, deve essere proprio un rompiballe. Chiedi a tutti. E poi costruire, non mi ricordo chi è che l'ha detto, ma è non c'è altezza senza base, riferimento geometrico. Costruire dal basso e costruire nella maniera più solida possibile, perché altrimenti non si passa al livello successivo. Non correte su questa cosa qui. E noi abbiamo dovuto costruire da zero, non avendo benchmark, non avendo niente come riferimento per dire ok, loro hanno fatto così, noi proviamo a fare in quest'altro modo. Questo è il nostro ufficio piccolino di New York, un team internazionale di ragazzi un po' da tutto il mondo, e per raccontare come siamo arrivati oggi a fare Core Weave devo andare un attimo indietro. Singapore, 2014, facevo il musicista e compositore. Non c'entra niente, ed è questa la cosa fantastica, collegare cose che non c'entrano niente tra di loro e provarci lo stesso. Sono napoletano, mi sono spostato a Milano e da lì sono andato a Singapore e facevo musica. Erano due cose non collegate, la musica e il posto in cui lavoravo. Cercavo lavoro come musicista e ovviamente cercavo studi di registrazione, posti in cui ci fosse la musica. E ho trovato la mia strada in un posto che essenzialmente non era collegato con la musica, un'agenzia pubblicitaria. Sono andato da loro e gli ho detto, secondo me dovreste avere un dipartimento di musica, perché se il musicista vive nell'ambiente dell'agenzia pubblicitaria, il prodotto finale va meglio. Collegare due cose che apparentemente non sono connesse funziona. E andata bene, abbiamo vinto dei Leoni a Cannes quello stesso anno e ho incontrato Blender. Come? Era un'agenzia pubblicitaria e c'erano dei ragazzi che smanettavano con Blender e creavano cose. E dopo 15 anni in musica, non che fossi stanco o stufo della musica, ma da creativo avevo bisogno di qualcosa di nuovo, qualcosa che mi stimolasse. C'erano questi ragazzi che creavano dal cubo cose impossibili.
E io ho detto, questa è una figata, questo è bello. E la musica è un po' così, è creare delle strutture con i suoni, con i colori dei suoni. E ho detto, beh, questo è proprio il mio passaggio naturale. E ho iniziato con SketchUp. Ecco. Sì, ragazzi, dalla parte devo partire. E infatti a un certo punto ho trovato la prima barriera tecnica. Con SketchUp non puoi spingere troppo, non puoi renderizzare, almeno questo è quello che ricordo. E quindi ho ricercato quale fosse insomma, il passaggio successivo e ho trovato Blender, che era gratuito, non volevo ancora investire in questa mia curiosità, in questo mio hobby, e ho iniziato a studiare il 3D partendo da Blender. Ovviamente ho spaccato diverse tastiere, però era... è stato un buon inizio. Dopo un anno sono riuscito a fare qualcosa di interessante, però ho trovato un ostacolo. Ho fatto una roba e mi diceva 22 ore, 15 minuti e 2 secondi per renderizzare. Quindi qui è nata la necessità. Era il 2015-2016 e ho detto, cavolo, è il 2016 e ci vogliono 22 ore per finire un'immagine? Non è possibile. In musica tu crei una roba, torni indietro e riascolti, hai subito il feedback. E non posso credere che qualcuno che opera in 3D deve aspettare tutto questo tempo per vedere come è fatto. Adesso c'è Eevee, ci sono le render farm, ci sono mille cose, però se tu non hai Eevee come nel 2016 e se tu non hai i soldi per poter pagare una render farm o una GPU, come fai? Non era possibile. Allora ho detto, vabbè, proviamo a capire cosa si può fare. Queste erano le soluzioni. La render farm: o ridurre la qualità del tuo lavoro o comprarti delle GPU. Non è che puoi scappare. Se qualcuno ha un'altra soluzione, fatemelo sapere. Però quello centrale, ridurre la qualità, è un compromesso al quale tanti di noi devono scendere e secondo me è inaccettabile. La qualità bisogna spingerla in su, non in giù. La render farm è l'opzione, secondo me, migliore. Comprare GPU per me è un po' come comprare una macchina. Dopo un po' si diventa vecchia, dopo un po' la devi cambiare, consuma, fa calore e una non è abbastanza, devi comprare due o tre o quattro come te. Quindi trovo che il tempo di rendering sia anche un limite alla creatività, non soltanto al tuo tempo. Se tu devi consegnare domani mattina, lo sai che devi consegnare domani mattina, fai in modo che il tuo render finisca domani mattina. Ma se il tuo render finisse in 5 minuti, tu potresti tornare indietro, rivedere quello che hai fatto e poi renderizzare di nuovo, aggiustare e poi andare avanti di nuovo. E secondo me l'idea di non poterlo fare perché il rendering ti dura troppo, per me è un limite e la creatività non deve mai essere limitata. E ovviamente il valore del tempo. Il vostro tempo è importante. È importante perché vi potete andare a prendere un caffè, potete andare a dormire, potete fare revisioni al vostro progetto. Creatività e tempo, due valori che stanno veramente a cuore a qualunque persona gestisca una render farm. Faccio un breve esempio. Progetto 3D senza render farm, voi avete 12 ore a disposizione. La prima cosa che fate, ho usato un po' dei tempi in generale, così generici. 3 ore per fare il modeling, ok? Un paio d'ore di materiali, texture e lights. C'è il vostro render non troppo spinto, che però per un progetto consistente 2 ore sono normali. Ovviamente dopo questo render ti rendi conto che c'è qualcosa da aggiustare, spendi un'altra ora e poi spari il renderone finale e ci sei. 12 ore, consegni. Diciamo che invece adesso lo fai con una render farm. 3 ore di modeli sono le stesse, 2 ore di materials and texture, 5 minuti di render, pum, fatto. A questo punto hai un avenue, un mondo davanti a te per poter ritoccare e rifare un altro render. E avete speso solo 6 ore, a questo punto potete fare quello che volete, potete consegnare oppure potete fare delle nuove opzioni per i vostri clienti. Avete tempo, tempo e tempo. Che fate? Fate un altro po' di modeling, un altro po' di materials and texture, un altro renderino, un altro po' di materials and texture e un altro render finale. Totale 10 ore. Avete risparmiato 2 ore, avete fatto 2 giri di creatività, di costruzione, di cose che si possono migliorare. 2017, continuo con la storia. Mi sposto a New York e non avevo assolutamente ancora trovato una soluzione al problema. Ero rimasto ancora al problema di come si fa a fare un render veloce. Incontro una persona, per caso, che mi dice di essere un miner di Bitcoin.
E io dico, cos'è il Bitcoin? Non lo sapevo. E lui mi dice, il Bitcoin è questo, questo, questo. Ci vogliono le GPU per farlo. Ok, e io dico, ma hai mai pensato di fare dei rendering su queste GPU? E lui fa, cos'è il rendering? Ci siamo un po' scambiati le informazioni e siamo andati a vedere la sua cosina piccolina per fare Bitcoin. Boom! Questo è un angolino del suo posto e abbiamo iniziato a capire che cosa aveva a disposizione sto ragazzo. In realtà, quello che c'è qui sono dei semplicemente delle schede madre con più slots, 4, 6, 8, 12 slot per metterci delle GPU. Però sono individuali, cioè ci sono diverse motherboard, ognuna sono delle unità da 6 o 8 GPU. Va bene, quindi da lì diciamo ok, perfetto, hai le macchine, abbiamo l'idea, abbiamo la domanda che è le persone che vogliono compute power, quindi l'energia delle GPU, e tu ce l'hai. Proviamo a connettere queste due persone e nasce Leonardo Render. Leonardo Render nasce nel 2017 e iniziamo a capire come connettere gli utenti e le macchine. E nasce il nostro motto che è Empowering Creators, perché alla base c'è il fatto di dare un tool potente ai creativi e creiamo un team di persone dedicate. Un team internazionale, alcuni negli Stati Uniti, alcuni in Europa, alcuni in Asia, e troviamo un sistema che è la GPU Virtualization. Adesso, se noi prendiamo, andiamo al centro della nostra ricerca di qualcosa di nuovo, se noi prendiamo un computer, ok, il tuo computer, quante GPU ha? 3. Ok, diciamo che questo qua ne ha 4, questo è un po' stilizzato, un computer con 4 GPU. Diciamo che tu hai un super computer, cioè hai speso dei soldi e ci puoi fare un render abbastanza veloce con 4 GPU. Comunque, quando si tratta di animazioni e di elementi qualitativamente molto spinti, a volte potrebbe non essere abbastanza, anche 4 GPU. Il problema c'è anche quando si manda un render, ovviamente tu non puoi tornare a lavorare, devi lasciare il computer lavorare probabilmente durante la notte. Diciamo che tu hai budget, ok? E di computer ne hai 2, con 4 GPU su ognuno di questi. Tu hai 8 GPU a disposizione. Come fai a utilizzare 8 GPU? Devi dividere il progetto in due, fai da frame 1 a frame 50 su uno, da 51 a 100 sull'altro, poi devi rimetterlo insieme, unirlo. Non è comunque comodo, e comunque hai speso un po' di soldi. E stai comunque consumando corrente, elettricità e stai facendo un bel po' di calore. Non è che proprio tutti possono avere questo sistema. Il miner, che era invece presente nell'infrastruttura della persona che ho conosciuto, è fatto più o meno così. È una scatoletta con 8 GPU dentro. Ora, 8 GPU sono tante per fare un render, è buono, ma non stavamo sfruttando la vera potenza che c'era dietro quel posto lì che vi ho fatto vedere. Perché? Perché ce n'erano tante di queste scatolette con 8 GPU, tipo così. Immaginate di vedere una roba del genere. E l'idea era, possiamo connettere scatoletta e scatoletta e fare 16 GPU, 32 GPU, 100 GPU, tutte insieme e spararle tutte sulla tua singola immagine, anche non un'animazione, anche un solo frame. È possibile farlo? Ed è lì che è nata l'idea della GPU Virtualization, che è la tecnologia che abbiamo sviluppato a CoreWeave, in cui tu puoi sommare le GPU che sono presenti nell'infrastruttura e usarle tutte quante sul tuo progetto. Più o meno funziona così, questa è un po' una vista dall'alto dei miners. L'utente seleziona quante GPU vuole su quante GPU vuole renderizzare e manda il progetto, manda il render. Però ci siamo accorti che mancava qualcosa. C'è l'utente, ci sono le macchine, come fa l'utente a mandare il progetto? Chi c'è dall'altro lato che si siede, apre il progetto di Blender, lo renderizza, lo rimanda indietro? Ci voleva qualcosa nel mezzo, qualcosa che fosse semplice, fosse facile, ovviamente facile da usare, ma fosse anche in qualche modo forte, stabile, che desse la possibilità all'utente di non dover fare nessun'altra azione se non
mandare il render. Ed è nato Cubic. Cubic è fatto più o meno così, anzi è fatto così, e l'unica cosa che gli unici due parametri da gestire sono il modello di GPU e il numero di GPU. Quante ne vuoi e quale vuoi? Abbiamo a disposizione le 1060, 1070, 1080, 1080 Ti e il numero che vuoi. Con uno standard account puoi avere 16 GPU, se hai premium account puoi averne quante ne vuoi, è limitato. E poi sotto c'è la gestione del progetto e il, la progress bar per vedere a che punto è il progetto. Quindi la CCubic si posiziona esattamente al centro tra l'infrastruttura e l'utente e lavora solo con Blender. C'è un add-on che si installa da solo al momento in cui si installa Cubic e appare Render with Cubic proprio sopra Render Animation Audio, proprio sopra lì. Semplicemente clicchi quel pulsante e il progetto va. Non devi fare upload di texture, non c'è queue, non devi fare coda, parte direttamente, è sempre il tuo turno, non c'è bisogno di aspettare niente. E questo non ci interessa, 50 centesimi l'ora, e questo è quello che noi vogliamo dare a voi, 50 ore di rendering se le volete utilizzare e provare quello che succede. Allora, questo è Amsterdam, quest'anno abbiamo sponsorizzato l'evento ad Amsterdam 2018, voglio provare a fare la demo, adesso Alessandro mi aiuta, abbiamo provato prima e non funzionava perché c'è lo spot, ma voglio provare a fare lo stesso. In realtà saremo collegati con gli Stati Uniti tramite l'hotspot del telefono di Alessandro. Ah no, sono connesso. Così, giusto, veramente una cosa facile. Se non funziona, perdonateci, è l'hotspot di Alessandro. Niente, veramente, mentre ero seduto, ho scritto BIC 2019, e faccio vedere come funziona. Semplicemente io qui ho la donna che viene fuori nel momento in cui installo Cubic è qui, fammi chiudere Telegram, sono arrivano i messaggi strani, e qui ho il modello di GPU, qui sono delle 1060, delle P104, posso anche cambiare server e andare sul server numero 2, vediamo, dove ho delle 1080, 1070. Ok, andiamo sul server 1 e scegliamo, così facciamo, quante facciamo? Tutte? Sono un cliente standard, quindi vado su 16, via. Sì, volo basso. Allora, connesso, fin qua ci siamo, 16 GPU. Diciamo che tu sei un 3D designer, hai fatto. Sei connesso da questo momento in poi, se schiacci Render with Cubic, qua sopra mi è scritta Task for Leonardo Generated, puoi minimizzare Blender e vedere che succede in Cubic. Uploading, wow, ok, c'è un buon hotspot. Vediamo se va, secondo me non ce la fa, la connessione è troppo... Oh, ok, allora, partito, sì. Allora, adesso siamo su 16 GPU con un progetto che aveva, ok, qua è finito, downloading, e quando vai a vedere cosa è successo, ecco, è qui che ci cade, vedi che deve scaricare, che sarà. Vabbè, comunque l'ha fatto, ecco qua, apro questa cartella e vedo il risultato finale, il 2019, ok, bellino, era un progetto, oh grazie. Grazie. Questo è più o meno la risoluzione. I samples erano 300. E non so, facciamo un'altra prova, ce l'ho un po'. Spingo avanti. Chi è che si sente di dare una spintarella forte? Mi devi bloccare, finito? Ok, vabbè, allora niente, lasciamo così. Ci è andata bene, facciamo finta che. Facciamo finta di niente. Ok. Allora. Per staccare metto su zero, dico ok e si ferma tutto. E su blender.it che proverete, fateci sapere l'incremento di tempo, il guadagno di tempo che avete, va bene? Quello che vogliamo fare, io lo dicevo anche a Marius prima, stiamo testando, stiamo crescendo, siamo appena nati,
abbiamo lanciato il servizio a gennaio 2019, abbiamo bisogno di designer professionisti che arrivano, spaccano tutto, ci dicono abbiamo spaccato tutto e noi aggiustiamo e ricominciamo. La base c'è, stiamo costruendo su questo, io e Marius facciamo lo stesso lavoro, diamo a voi la possibilità di renderizzare velocemente, spero che questo sia un incentivo a essere ancora più creativi, ancora più avanti con i tempi e a non preoccuparvi perché al render time ci pensiamo noi. Avanti Blender!